Sportivi, buonasera a tutti e bentrovati. Sempre per parlare di USC Catanzaro. Da un po' che non ci vediamo, come va? Come state? Il periodo che tutti stiamo attraversando non è dei migliori, è abbastanza complicato, ma ci dobbiamo affidare alla scienza e applicare le regole, utilizzare la mascherina e la distanza sociale. Per quanto riguarda la squadra, l'USC Catanzaro, nell'ultima prestazione di pochi ore fa non ha brillato. Si poteva fare qualcosa in più, un solo punto contro il Catania ci sta un po' stretto. Comunque la squadra è sembrata abbastanza determinata e con qualche innesto qui e lì il futuro che ci aspetta sarà sicuramente migliore. Quindi io volevo fare gli auguri di Buon Natale a tutti i tifosi giallorossi. E a tutti gli italiani che a causa di questo coronavirus si sono trovati e si trovano in difficoltà, perché possa essere davvero un Natale sereno per tutte le famiglie. Quindi bando alle ciance, adesso ascoltiamo la voce dei tifosi giallorossi. Io sono pessimista perché ormai è una cosa che si ripete da anni e la società non ha mai preso provvedimenti, non abbiamo una cosa che si porta negli anni, ma andrà in futuro perché non abbiamo e non individuiamo mai una punta, una da doppia cifra, una da 15 gol. No, non riusciamo. Risichiamo a fare un gol e se lo facciamo poi ci recuperano o partiamo male. Poi quest'anno abbiamo anche due grossi handicap nelle partite interne, ma questo vale per tutti, ci manca il pubblico. Il pubblico che alcuni giocatori senza il pubblico non si muovono perché sono addormentati. Questa partita forse ci ha lasciato un po' di amaro in bocca. Allora io vi lascio i miei più dolci auguri per un sereno Natale. Spero che tutti quanti riusciamo a trascorrere delle feste in piena serenità e armonia. E come dico sempre, forza Catanzaro! Dai, un saluto a tutti quanti i tifosi giallorossi. Ho visto la partita, ho seguito la partita oggi e onestamente sono molto deluso della prestazione del Catanzaro. Eravamo partiti bene, sperando un risultato positivo dopo il passo falso in casa con la Juve Stabia, ma purtroppo lasciamo punti per strada. Oggi sono 12 punti che potremmo avere in più ed eravamo secondi insieme al Bari e siamo qui a recriminare. Onestamente non capisco le scelte di questo allenatore. Sarà un bravo allenatore, ma per me non è un allenatore da Catanzaro. Sicuramente nella squadra manca qualcosa che a gennaio spero che il presidente farà quei 2 o 3 innesti per fare un salto di qualità, perché secondo me l'organico è valido e ce la possiamo giocare con tutti. Mi dispiace, pensavo di fare un Natale più sereno. Vabbè, pazienza, andiamo avanti, forza Catanzaro. Approfitto di questo per fare tanti auguri al presidente Noto e a tutta la squadra. C'è molto da recriminare, secondo me. Un pareggio che ci può stare stretto per le occasioni che abbiamo creato nel primo tempo, una partita molto aperta. E nel secondo tempo ci siamo chiusi troppo, stesso errore che abbiamo fatto con la Juve Stabia, subendo il gol del pareggio. Un pareggio che oggi a Catania ci può stare come ci può stare con la Juve Stabia, perché sono comunque due che lottano come noi per i piani alti della classifica, però non digerisco i risultati che hanno portato pareggi. Vedremo con l'anno nuovo, col mercato, cosa ci farà. Bisogna intervenire sul mercato, un mercato che va urgentemente rivista la fascia destra, sia dietro che avanti. E bisogna intervenire perché comunque dobbiamo lottare per il secondo posto, dobbiamo ottenere massimo il terzo posto e dobbiamo cercare di migliorare sempre di più, perché la squadra c'è, noi ci siamo come ogni anno e lotteremo sempre, saremo sempre vicino a loro come ogni anno. Allora, oggi il Catanzaro ha fatto una buona prestazione. Secondo me il Catanzaro ha giocato bene perché leggo su internet invece critiche quando in realtà per me sono immotivate per un certo aspetto, perché nel primo tempo abbiamo giocato benissimo, anche nel secondo tempo ci siamo un po' abbassati, però abbiamo avuto due occasioni di contropiede, una con Di Piazza e una con Di Massimo che hanno sbagliato entrambe, altrimenti potevamo andare tranquillamente sul 2-0. Nel finale, come al solito, subiamo il gol, un gol nel finale come l'abbiamo subito anche con la Juve Stabia.
fa male, però abbiamo preso un ottimo punto a Catania. A mio punto di vista, a Catania va anche bene uscire con un punto, perché è un ottimo campo, è un'ottima rivale per il terzo e il secondo posto, perché per quanto mi riguarda possiamo lottare per il terzo e il secondo posto. Ormai il primo posto è andato, non abbiamo la squadra da primo posto, però abbiamo un'ottima squadra da secondo e da terzo posto. Al primo posto c'è la Ternana, che vincerà il campionato. Noi lotteremo per il secondo e il terzo posto, che è un buon piazzamento, visto che l'anno scorso siamo arrivati all'ottavo, nono posto e usciti al primo turno di playoff. Dobbiamo cercare di arrivare al terzo e al secondo posto, in modo da fare meno turni playoff possibili. A gennaio dobbiamo prendere qualche esterno e una riserva, un titolare al posto di Casoli, e siamo a posto. Per il resto, forza Catanzaro, buon anno e auguri a tutti. Ciao Davide, ciao a tutti i telespettatori della Catanzaro e tanti auguri a tutti i telespettatori. Volevo un po' entrare in merito nel Catanzaro, nella squadra, anche perché io sono un tifoso da strada, tifoso libero, tifoso dove non ha nessun vincolo di appartenenza a persone, solo il Catanzaro. E la squadra esprime un buon calcio, ma con questo allenatore penso che non si può andare da nessuna parte. Deve entrare in quell'assetto da guerra, quando si andiamo in vantaggio, tenere il risultato e vedere l'avversario. Poi se perdiamo, possiamo pure perdere dignitosamente. Con questo non voglio fare critiche, non voglio dire, anche perché io in una recente intervista ho parlato dell'allenatore del Milan, dove ha creato una squadra che quando andava ad allenare il Milan a pezzi pezzi, e questo allenatore ha portato tutti questi giocatori a un vincolo che dove vanno danno legnate a tutti. Quindi caro mister, si adegui a questi allenatori, si adegui a quella mentalità vincente, perché altrimenti qua le cose si mettono male, anche perché la squadra che noi abbiamo, abbiamo un'utenza altissima, abbiamo grossissimi giocatori. Quindi io glielo dico adesso in diretta in queste interviste, senza scrivere sui social come fanno parecchi, perché io, ripeto, sono un tifoso libero, comune, tifoso da strada, non tifoso da tastiera. Grazie, rinnovo gli auguri e buon Natale. Beh ragazzi, io vi faccio un saluto veloce, vi auguro buone feste e speriamo nell'anno nuovo di vedere un Catanzaro in Serie B. Auguri a tutti quanti. Oggi la partita purtroppo non l'ho potuta vedere perché lavorando in un supermercato ho dovuto lavorare tutto il giorno. E un abbraccio a tutti e forza Aquile sempre e comunque. Ciao, buongiorno, sono Guido Omar. Mi saluto il tifoso catanzarese. Tanti auguri. Buona festa.